Buongiorno e benvenuti a tutti i fruitori della Fair Play TV. Mi fa molto piacere portare alla vostra attenzione l'esperienza di Jacopo Silva, che è imprenditore nel settore automotive, è vicepresidente di Confindustria a Padova e presidente del gruppo dei giovani industriali, già vicepresidente nazionale, quindi sicuramente rappresentante della categoria degli imprenditori al massimo livello, ma soprattutto Jacopo Silva può fruire di un osservatorio privilegiato e portarci una sintesi, una testimonianza molto interessante. Oggi volevo proporre il tema del cambiamento perché se ne parla tantissimo in questa fase, direi epocale di cambiamento dei mercati, eccetera, però anche caratterizzato da molte resistenze, difficoltà, contrasti sociali, dibattiti politici riguardo appunto a tutte le categorie che ruotano attorno al mondo del lavoro, dell'impresa, dell'economia a livello macro e micro. Quindi intanto ti ringrazio per aver accettato Grazie a voi, il nostro invito Play TV è sempre una cosa interessante. e grazie insomma di contribuire, insomma divulgare il messaggio di un'impresa attiva e che vuole vincere insomma nella crisi e vuole anche trasmettere un messaggio di positività agli imprenditori. Quindi la prima domanda che ti volevo fare diciamo, qual è la tua personale visione del cambiamento nel mondo impresa, tenendo conto di questa grande opportunità, ma anche difficoltà in cui le imprese si trovano ad operare, questo cambiamento epocale del nuovo mondo che aggredisce quote di mercato, il vecchio mondo che fa fatica? Io credo che stiamo vivendo un'epoca, un'era di grande difficoltà, caratterizzata prima di tutto, se dovessi riassumere in una sola parola, dalla velocità. Tutto avviene con velocità inimmaginabili solo qualche decennio fa. Le rivoluzioni e le trasformazioni ora avvengono in qualche mese, all'inizio del secolo scorso richiedevano decine di anni. E quindi di fronte alla velocità non è semplice sapere interpretare quello che succede e saper reagire con altrettanta velocità. È una velocità quella di questa epoca che alle volte lascia davvero quasi smarriti, non si riesce più a interpretare il mondo che cambia. Tuttavia, colgo assolutamente la riflessione, so che agli economisti, agli studiosi piace dire che il cambiamento, che la crisi è anche un'opportunità. Io con una battuta dico che magari facevamo volentieri a meno sia della crisi sia delle opportunità che porta, però in verità condivido, di fronte a qualunque cambiamento si può capire come reagire e cogliere il meglio. Fatemi dire una cosa su questo. Chi fa l'imprenditore sa perfettamente cosa vuol dire cambiare, perché essere imprenditori è una sorta di stato quasi ossessivo nel quale si vive tutto il giorno e tutta la notte col pensiero di come poter migliorare e di come poter migliorare ogni giorno ciò che si fa. E quindi non importa se sei il proprietario, il socio o no, ma se vivi l'imprenditorialità, qualunque ruolo tu abbia, sai cosa vuol dire iniziare la mattina sotto la doccia, immaginando come potrai oggi fare un po' meglio quello che facevi in modo un po' diverso fino a ieri. Questo quando sei dormito, perché di solito anche se Passiamo la notte dormi, pensando anche alla quella stessa cosa. fase lì, ecco, passatemi la battuta. Ecco, però, di fronte al mondo che reagisce così velocemente, come dicevo, sembra invece che il nostro paese, per esempio, e molti altri paesi, non solo il paese intero, ma alcune realtà, alcune istituzioni, alcuni pezzi del nostro mondo, non sappiano essere altrettanto veloci. Sembra come che qualcuno pensi che negando i problemi o non volendoli affrontare si possa fare in modo che poi le cose non accadano. Invece il futuro arriva, i cambiamenti avvengono e semplicemente chi non ha saputo cavalcare ciò che stava succedendo, interpretare come saranno le cose, rimarrà fuori dal nuovo mondo, perderà il treno che passa. Faccio questo ultimo esempio. In questo paese da troppe settimane ci si sente lamentare costantemente come se fosse necessario che tutto debba andare così. È un po' colpa della globalizzazione, parole misteriose, la crisi finanziaria, la speculazione, poi la Cina, non si capisce chissà chi. Quando invece bisognerebbe dire con molta più concretezza che di fronte anche ai grandi cambiamenti, altri paesi, facendo una serie di cose, stanno oggi un pochino meglio di come stavano ieri o l'altro ieri e che quindi tutto quello che succede può essere gestito e diventare un modo per andare avanti o subito e rimanere un po' più indietro. Dico questo perché chi fa parte del mondo del lavoro e gli amici di Fair Play lo sanno benissimo, è abituato a ragionare ogni giorno così. Ma
In azienda, quando facciamo le riunioni, qualcuno di voi ricorda una riunione nella quale si passi tutta la mattina a lamentarsi di come si stava bene qualche anno fa, quando il prodotto si vendeva, e sì, ma adesso è colpa degli altri concorrenti e poi il prodotto non va più? Io non ho mai fatto una riunione del genere. Tempo 3 minuti, diamo per buone, purtroppo, tutte le cose che non vanno, e dal quarto minuto cominciamo a capire come possiamo risolvere con le carte che abbiamo e con gli strumenti dei quali disponiamo. Ecco. Ti lancio una provocazione, ma scusami, non sarebbe meglio, già è buono avere una capacità di reazione, di accettazione, insomma, del nuovo stato dell'arte, ma non sarebbe meglio cambiare, spingere il cambiamento quando le cose in realtà vanno bene, invece che trovarsi in una situazione di cambiamento quando le cose vanno male? I veri coraggiosi, quando le cose vanno ancora bene, già vedono più in là e già intuiscono come potranno andare e hanno il coraggio di, anche quando le cose sembrano andare bene, capire che presto ne arriveranno di nuove e sterzare di nuovo verso la nuova strada. I più sfortunati sono costretti a reagire invece quando la tempesta è già arrivata, non hanno saputo vederla da lontano e devono comportarsi di conseguenza. Certo che questa attitudine a vedere sempre le cose in modo nuovo è una forza straordinaria dell'uomo che non va mai lasciata indietro. Pensate a quanto difficile è anche in azienda portare dei progetti di cambiamento. Qui in questo momento penso a tanti colleghi imprenditori, per esempio, che ci staranno seguendo sul web, e come ogni progetto di cambiamento aziendale, se non è adeguatamente sostenuto, spinto, se non è condiviso, se non si è fortemente convinti dal primo all'ultimo giorno, rischia di arenarsi, perché cambiare spaventa. E questa è un po' la cosa che poi alla fine si lascia indietro, perché per paura di cambiare si rimane su un binario dove poi il terreno non passerà più. I imprenditori per definizione sono invece persone ossessionate dalla voglia di cambiare un giorno. Peccato che non sempre l'intero paese abbia la stessa capacità di adeguarsi e di rispondere. Senti, ti faccio adesso una domanda un po' più specifica all'interno del cambiamento. Molti parlano, insomma, molti analisti, osservatori del mondo economico, diciamo, rispondono alla necessità di affrontare la globalizzazione parlando di necessità di economia di scala e quindi di modifica importante degli assetti proprietari, delle governance, presso fusioni e quant'altro, apertura del capitale e quant'altro. L'Italia per sua forma mentis, per il tipo di tessuto imprenditoriale, ma anche altri paesi europei, mi viene in mente la Svizzera o per certi versi anche la Spagna, sono dei paesi diciamo un po' refrattari a questo tipo di operazione. Cosa ne pensi? Vorrei provare a dare una risposta un po' alternativa a quello che si sente dire. Assolutamente, per essere competitivi in un mondo così difficile serve una barca, diciamo, più grande. Per affrontare l'oceano servono dimensioni maggiori, per affrontare sfide mondiali servono dimensioni maggiori. Le spiegazioni sono tantissime e le conoscete già tutte: perché per fare ricerca e innovazione servono soldi, perché per affrontare sfide mondiali servono risorse che aziende piccole non possono avere per andare nei mercati lontani, eccetera eccetera. Quello che succede analizzando la situazione italiana è che si dice che abbiamo troppe aziende troppo piccole e però si vuole mettere sulle spalle dell'imprenditore la colpa di questo, no? Si dice perché il padrone non vuole condividere parte del suo piccolo mondo e non vuole farlo diventare più grande. No, io vi assicuro che ogni imprenditore sogna di vedere più grande la sua azienda e magari mettersi insieme con altri e di fare così in modo che la sua azienda possa essere più adeguata al futuro. Io ho avuto la fortuna, meno di un mese fa, di partecipare a un'interessantissima tavola rotonda a porte chiuse dell'Aspen Institute dedicata proprio alla crisi della crescita delle aziende italiane, questo modello. E devo dire che una risposta interessante che è uscita da lì è questa. Sembra che per favorire la crescita dimensionale siano necessari almeno 3 elementi: la standardizzazione, i processi e la disciplina. Senza questi elementi è impossibile trasformare una realtà piccola, nella quale il controllo può venire anche su base destrutturata, in una realtà molto grande. Ed è questo un elemento, per esempio, che ci fa ricordare come tantissime invenzioni italiane, e non fatevi pensare per esempio al caffè, orgoglio nazionale, quando poi è dovuto diventare però su scala mondiale, sono sempre state invenzioni che sono state in qualche modo prese da altri. Sembra come che le caratteristiche principali per arrivare alla crescita manchino alla nostra cultura,
aziendale e lavorativa. Ecco, io invece penso che davvero sia il caso di tornare a concentrarci su quanto fondamentali siano poi nell'applicazione dei percorsi di crescita la disciplina rigorosa, la standardizzazione che consenta ad un'azienda di crescere e di replicare se stessa anche in assenza di una presenza fisica del padrone, del direttore, standardizzazione, disciplina e processi che consentono il controllo e l'organizzazione su base. Potremmo dire genio e regolatezza. Genio e regolatezza mi piace moltissimo. Va bene, allora ringraziamo Jacopo Silva, l'ingegnere Jacopo Silva, per questo contributo, per questa sintesi importante, speriamo utile e interessante per tutti voi, e vi rimandiamo alla prossima puntata su Fair Play TV e vi ringraziamo per la vostra attenzione. Grazie.